street art è prima di tutto l'unico movimento mondiale. La mia opera te la metto davanti, ti piace o non ti piace, c'è, la puoi guardare, non costa niente ed è per tutti. Abbiamo iniziato questo progetto nel 2010. Il progetto è appunto quello di portare una sorta di terza dimensione alla street art, quindi di non andare a lavorare direttamente con le bombolette o con colori sui muri, ma bensì di lavorare con delle sculture. Abbiamo iniziato a fare street art appunto perché è stata un'esigenza comunicativa artistica. Ci siamo resi conto che il nostro tipo di arte andava bene attaccata in strada, perché non ci limitiamo a un'arte decorativa e basta, ma tendiamo anche a dare un significato ironico, sociale. Far vedere alla gente cosa abbiamo da dire fondamentalmente. Secondo me comunque non lasciamo mai nulla al caso, non creiamo mai un'opera che non abbia un senso o che comunque abbia solo un senso estetico. Parigi è stata una conseguenza dell'escursione, dell'assalto che abbiamo fatto l'anno scorso a Londra, che è andato molto bene, e allora ci siamo promessi di battere anche Parigi. Perché Parigi? Perché insieme a Londra e Berlino attualmente sono, diciamo, i centri nevralgici della street art in Europa, e di conseguenza vogliamo andare a mettere la bandierina anche là. Speriamo di far conoscere il più possibile il nostro lavoro, di avere un riscontro, di muovere un po' le acque anche a Parigi, ecco. Sicuramente ci aspettiamo di riuscire a fare delle installazioni in delle zone di passaggio, dove appunto le nostre sculture potranno comunicare il più possibile. Come Londra sarà un veicolo per farci conoscere, e poi niente, vediamo se comunque i parigini e i francesi accoglieranno con piacere questo nostro dono. Parigi mi ha fatto un'ottima impressione, sicuramente abbiamo trovato quello che cercavamo, quindi una città prosperosa dal punto di vista della street art. Ero un po' spaventato dal fatto che comunque dovevamo fare un'azione illegale in una città che non conoscevamo minimamente, soprattutto le vie più interne, che poi sono state le zone in cui abbiamo operato di più. Abbiamo trovato sicuramente dei muri e degli spazi più che ottimi, direi eccellenti. Siamo riusciti a trovare degli angoli, degli scorci in posti impensabili, centrali, dove siamo a mio avviso riusciti veramente a valorizzare, a riqualificare con delle ottime sculture quelle zone, se vogliamo, un po' lasciate a se stesso. Sera dopo sera ho sempre preso più coraggio nel fare quello che dovevamo fare. Anche perché comunque eravamo lì per quello. Tu cosa dici? Domani fa il botto qua. Cioè, solo per la gente che ci passa domani, se poi te lo tolgono fra una settimana, hai fatto il risultato che attaccarla a Milano un anno. Cioè. Sì, sì. Qua domani ci passeranno 3.000-2.000 persone. Come chiami? Andiamo, dai. Dai. L'idea dell'Adamo è nata per sperimentare appunto la realizzazione della figura intera, che comunque non è una cosa facile, perché viene fatta viene assemblata in più parti. Il fatto di fare l'Adamo è proprio perché, abbiamo detto, iniziamo dall'inizio, cioè quindi è una sorta di rivisitazione della genesi. Quindi abbiamo iniziato con l'Adamo perché è il primo uomo sulla terra.
e il fatto di rappresentarlo con la foglia di fico, gli occhiali da sole e questo sorriso beffardo è proprio perché è l'Adamo che praticamente è stato catapultato in questa società in cui stiamo vivendo e ci piace rappresentarlo in varie vesti. Primo uomo è già stato carcerato, quindi socialmente parlando il problema del sovrappopolamento delle carceri, perché c'è sovrappopolamento delle carceri e via dicendo. L'Adamo Superman perché comunque ognuno di noi, l'uomo qualunque ormai è un superuomo, perché viviamo uno stile di vita stressante, duro, difficile, dove comunque ogni angolo c'è pronta la fregatura. Il primo supereroe, che in questo caso l'abbiamo trasformato come se fosse Superman, piuttosto che il primo carcerato, lo 000001, che praticamente è come se fosse stato cacciato dal giardino dell'Eden per poi catapultarsi in una società dove comunque è prigioniero e non può più fare diciamo quello che vuole, ma proprio bensì è sottoposto a delle regole, è schiavo anche lui del sistema come lo siamo noi. Cerchiamo sempre di non banalizzare nel significato, quindi andiamo sempre un attimo a colpire quello che è la società contemporanea con i suoi paradossi. Ce ne stanno due qua. Ironicamente abbiamo creato questo orecchio gigante, una specie di orecchio di Dioniso che può ascoltare tutto, mettendogli tanto di targhetta con scritto zona audio sorvegliata, quindi come le zone video sorvegliate c'è la tua targhetta che ti avvisa che... Un po' un parallelismo fra società e magari un'ironia anche un po' dal carattere un po' pop per i colori e per gli aspetti. Un'altra scultura di cui mi piace sempre parlare è quella del calco della televisione, che noi integriamo con svariati oggetti sullo schermo, visi, oggetti quali pistole eccetera, che vanno a un po' a riprendere, sempre in chiave un po' ironica, sempre con una lettura un po' pop, quello che succede dietro lo schermo, quindi la forte influenza che hanno i media, anche se spesso non ce ne rendiamo conto, che hanno i media nei nostri confronti, nella nostra quotidianità. I nasi, pollution detector, quindi dei rilevatori di inquinamento, perché effettivamente l'inquinamento c'è ed è anche abbastanza latente, direi. Fatto di esaltare un oggetto, metterlo in cornice, un oggetto che è comunque veicolo di morte, e allora incorniciarlo proprio per creare questo paradosso, creare questo incontro-scontro con in questo caso le armi e una cornice classica. Siamo qui a Rudolchamp, è una piccola via dei Montmartre, e niente, credo che su questo muro qua metteremo un'installazione di 3 o 4 orecchie facendo una grossa zona di sorveglianza. Rue Le Pic è stata, è una via di Montmartre. Abbiamo trovato proprio un cunicolo perfetto. Quindi questo cunicolo era proprio l'ideale per fare una grossa zona audio sorvegliata, proprio perché entrando in questo cunicolo tu hai 3-4 orecchie di qui e di là, e quindi il senso di ascolto era... Rende proprio l'idea del nostro lavoro, ossia di ritrovarsi in questo vicolo come se fosse un cunicolo dove tu puoi passare sempre con l'impressione comunque di essere ascoltato, come se i muri avessero le orecchie per ascoltarti. E diciamo che a livello di pensiero è quella che mi è piaciuta di più. We'll be right back.
think I'll go on. Rivedere installazioni durante il giorno in un posto come Parigi è veramente una soddisfazione, sembra quasi, cioè chiamiamola forse una specie di candy camera, nel senso che comunque capita che i passanti chiedono a te se gli puoi fare una foto con la scultura che hai messo la sera prima e non sanno che tu sei quello che l'ha messa. Abbiamo fatto anche un paio di tentativi di svelare questa cosa e la sorpresa è stata direi forte. È stupendo perché di notte quando sei lì che stai installando un lavoro pensi come sarà il giorno dopo, speri che il giorno dopo sia ancora lì per vedere le reazioni delle persone. La gente che passa lì sorride, ci fa la foto, quindi in qualche modo abbiamo notato che la gente sta raccogliendo questa sorta di regalo emotivo, anche se vogliamo, che la gente dà, che noi diamo alla gente. La gente passa lì, vede la Damo, il sorriso gli scappa, ci vuol fare la foto, è un momento di allegria, di ironia che ti viene regalato, e quindi questa cosa ha sortito il suo effetto e ci fa molto piacere. Quando abbiamo visto il primo lavoro che abbiamo installato nella prima sera che siamo arrivati, il giorno dopo essere fotografato dalle persone, essere toccato dalle persone, perché comunque è un lavoro che comunque si può toccare tranquillamente con mano, quindi c'è il contatto diretto tra lo spettatore e l'opera, è emozionante per il semplice fatto che comunque per quanto sia un lavoro illegale, possa piacere o non piacere, siamo consapevoli dell'effetto sorpresa o comunque di scaturire un'emozione, una sensazione alle persone che si imbattono nei nostri lavori. Quindi è bellissimo, è una bella soddisfazione. A Parigi ci sono tante piccole isolette felici della street art. La street art, per quanto riguarda certi personaggi che comunque sono parigini, primo fra tutti Space Invaders, sta veramente raggiungendo livelli alti a Parigi, cioè c'è veramente ovunque, in tutti gli angoli, in tutti gli scorci, ormai è diventata parte del paesaggio. È bello perché comunque vedi anche il lavoro che stanno facendo gli altri, come se fosse un bombardamento da parte di tutti per farsi conoscere e per far scaturire comunque sensazioni a chi passa e a chi si imbatte anche nelle opere degli altri. Where have you gone again, my sweet? Everybody wants to know. Where have you gone again, my sweet? Everybody wants to know. Where you gone? Where you gone?